Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho come al solito il sole sparato in faccia, quindi avrò gli occhi chiusissimi. Ma oggi siamo a esplorare una nuova villa abbandonata. Molto molto in stile medieval, lo troviamo tipo qua dietro. Molto molto interessante. Via con la sigla. Prima di accedervi, se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate e qua sotto in descrizione trovate il link per il mio profilo Instagram. Seguitemi e iniziamo. Ok, prima stanza, ragazzi, ci sono questi enormi armadiotti. E poi si entra da qua. Volevo farvi vedere qua che c'è un interruttore molto vecchio stile. E poi dopo si parte dentro questi stanzoni qui, che adesso passiamo a vedere. Lampadari, come mi hanno fatto notare, molto ad altezza mia testa, quindi di stare in occhio. Però, che belli. Wow. No, vabbè, raga. Madonna. Che figo. Cioè, spero che si renda in camera quanto è grande sto posto. Non sei aracnofobico, vero? Ti posso mostrare una cosa? Lo Però dipende da quanto sei grande, sono una tarantola. vedi? Quello? Sì. Minchia. Non sei aracnofobico, no, però quello, cioè, ti saluta e ti usa come colazione. Che figo! No, questo è stupendo, raga. Piccolino come posto, però tanto tanto carino. Guardate tutti gli affreschi. Vi faccio vedere una panoramica del piano di sopra nel quale non saliamo, ragazzi. Adesso capirete. Qua ci sono tipo dei bagni. Perché là il soffitto è venuto giù e quindi è in generale tutto molto poco sicuro. Però belli gli affreschi. Probabilmente è stato anche minato un po' dal terremoto, vedendo le crepone che ci sono. Però wow, tanta tanta roba. Adesso faccio qualche foto che vedrete su Instagram. A proposito, seguitemi, 98 megapixel. Scherzone, avevo detto che non saremmo saliti e ci siamo saliti comunque, perché le scale sono di cemento, reggono. C'è solo quella parte qua che è crollata, ma è appoggiata sopra, quindi è tutto molto solido. Quindi andiamo a vedere la parte di sopra. Federico è già andato e mi sta dicendo che è tutta una gran figata, quindi. Allora, qua è crollato il caminetto. Adesso prendo un attimo fuori la torcia, ragazzi, vi faccio vedere, scusate. Cioè, qua c'è per terra, che però è il caminetto qua sopra. Per il resto era tipo una stanza relativamente piccola e nulla di che, dai. No, scherzavo, non è nulla di che, c'è un bagno con una vasca da bagno. Ma c'è ancora tutto, c'è anche il cesso qua, wow. Provo a vedere, raga. Ah, cesso, vasca da bagno. Non entro perché la porta è troppo piccola per me. Ok, ragazzi, andiamo a vedere l'altra parte. Qua, caminetto. Un'inquietantissima sedia che se si muove ti mette a urlare. Un lampadario. Bellissimi qua, tutto il soffitto lavorato. Guardate tutti gli animali. C'è poi più bestie di Satana, perché che animali sono? Allora, vi vorrei far vedere una cosa, vediamo se riesco. Quando vi dico che mi dicono 600 axel che sbatti la testa. Si riferiscono a questo, ok? Nel senso che se io non sto attento, qua prendo una facciata di quella che me ne ricordo. Qua altro tavolino, avrò una bellissima foto. E qua, raga, non ci avviciniamo perché è la parte crollata. Però vi metto dentro voi. Ditemi cosa vedete. Ah, c'è un bagno, ok. Ritrovamenti veramente interessanti. Un giornale francese, ragazzi, del
fuoco per favore, telecamera. 1927. Ed è, raga, è nuovo, cioè ci stiamo stupendo di sta roba che è in tonso. Guardate. Tanta roba, tanta roba. Ok, direi che questa esplorazione urbana si può concludere qua. Questo castello, cioè da fuori sembra una casa, ma dentro invece c'è un castello, cioè è stranissimo come posto. E degli scenari veramente fantastici, inquadrature bellissime. E andate a vedere le foto che ho messo su Instagram perché veramente meritano. Se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate. Noi ci vediamo ad un prossimo video che probabilmente sarà lunedì alle 14:30. Ciao!